La Salernitana gioca sabato contro il Brescia. Il Brescia che in settimana ha pareggiato 2-2 sul campo della Cremonese e che non ha mostrato grande imbarazzo rispetto alla sua situazione. Di poche ore potrebbe esserci la novità dell'arrivo di Davide Dionigio, il terzo allenatore dopo Del Neri, dopo Lopez, ecco Davide Dionigi sulla panchina e potrebbe andare in panchina proprio contro la Salernitana sabato pomeriggio. Partita molto importante, partita interessante, perché la Salernitana quasi dunque per una prova del 9 su un campo peraltro difficile, al di là del momento difficile che vive appunto la formazione bresciana, che lo ricordiamo è retrocesso dalla Serie A l'anno scorso. Quindi per la formazione granata si annuncia un pomeriggio di sabato molto molto particolare. In Serie C la Paganese avrebbe dovuto affrontare il Trapani, ma riposo, perché come sapete il Trapani è stato escluso dal campionato, mentre la Cavese affronta la Virtus Francavilla. Dopo il pareggio di Catania si aspetta dunque un risultato finalmente pieno in casa, che potrebbe così rimpinguare una classifica anemica senza particolari sussulti fino a questo momento. In Serie D c'è stata in settimana la nuova disposizione, si finisce il campionato il 6 giugno prossimo, tutti hanno pubblicato ormai le nuove date, si gioca anche di mercoledì e quindi un campionato che andrà avanti, si spera poi, se ci dovesse essere un ritorno quasi alla normalità, di far rientrare anche gli spettatori, ma in questo momento sono le televisioni a farla da padrone. Proprio per questo faremo un passo indietro, parliamo della Serie C, perché in settimana c'è stata la prima prova, o meglio prova, la prima conferma della Serie C su Sky in pay per view, si parla praticamente, perché Sky non dà nulla di gratis a nessuno, e come avete potuto vedere anche l'Avellino che ha stravinto 4-2 col Bisceglie è stata irradiata su Sky, un'apertura sicuramente molto importante perché dà tono, qualità ad un campionato spesso e volentieri negli ultimi anni un po' abbandonato, non solo per diciamo quelle che sono le situazioni relative alla diffusione, ma per quanto concerne i fallimenti delle società, i giocatori non pagati, un totale abbandono anche da parte della AIC, Associazione Italiana Calciatori, che non segue da vicino i calciatori della Serie C, che hanno tantissimi problemi come è noto da tempo. Speriamo che con l'arrivo di Sky nelle casse possano essere immessi nuovi soldi e allora la Serie C possa finalmente respirare un po' e avere un barlume di speranza per quel che riguarda appunto il futuro. Tornando alla Serie D, le tre salernitane che seguiamo, il Santa Maria affronterà fuori casa il San Luca, quel di Reggio Calabria, mentre la Gerbison, che domenica scorsa ha pareggiato, lo ricordiamo, sul campo del Messina per 2-2 con una doppietta di Uliano e che in settimana ha rafforzato la difesa con l'arrivo di Raimondo Bonfini, giocherà su in casa contro il Biancavilla fra le mura amiche. La Nocerina, che invece la settimana scorsa ha perduto contro il Gladiator 2-1, affronterà in casa il Sassari. Queste sono le partite in programma per una Serie D che anche sotto questo aspetto sta rivalutando quelle che sono le telecamere per le riprese. Non potendo andare gli spettatori sugli stadi, si punta soprattutto a dare i gol, immagini, partite per televisione senza particolari patemi d'animo, perché la FGC, come sapete, negli ultimi tempi ha messo dei controlli specifici, ha multato società, cioè che cosa non ha fatto la FGC. A proposito della FGC, FGC che, parlo FGC a livello di Lega Nazionale Dilettanti e quindi anche delle regioni, dovrebbe avere un cambio,
Sibilia stancato, diciamolo pure, Sibilia che punta alla presidenza legalmente, ci mancherebbe altro, del Federcalcio, oggi è il capo della FIGC dilettantistica, lo è ormai da tempo e probabilmente chissà se lo sarà ancora, perché poi le votazioni diranno se lo sarà ancora o meno. Certo, è uno molto forte, uno ben impiantato nella federazione. Si voterà anche per il comitato regionale campano, come si voterà per tutti i comitati. Le date da scegliere dal 2 al 12 di gennaio e per la Campania si ricandida, pensate un po', Zigarelli che in questo periodo ha fatto danni enormi al calcio dilettantistico campano, ha fatto danni esosi sotto l'aspetto dell'organizzazione. La sua gestione, devo dire, è maldestra, è da dimenticare. Fra l'altro lui è stato eletto dopo che Gagliano, lo ricordiamo, fu costretto a dimettersi perché fu accusato da Giuliana Tambaro, che è la vice di Zigarelli, di essere stata aggredita. Denunciò Gagliano. Il tribunale, la procura, il tribunale hanno archiviato tutto. Il fatto non sussiste, non esiste, ma lo sapevano tutti. C'erano i testimoni che il fatto non sussisteva. Bisognerà vedere chi ha ordito quella farsa che c'è stata, e per la quale probabilmente Gagliano chiederà i danni morali e materiali, perché è giusto che sia così. Lui fu costretto a lasciare il comitato regionale campano. Ora si ripresenta Zigarelli e la sua vice Tambaro. Come mai poi la Tambaro diventò improvvisamente vicepresidente del comitato dopo quella farsa? Si ricandidano, però c'è chi si mette in alternativa. Le società hanno la possibilità, loro malgrado, di mandare a casa Zigarelli e la Tambaro. Hanno la possibilità di farlo con il voto, altrimenti poi non si lamentassero. Non si lamentassero che il calcio campano naviga in acque difficili, perché ora hanno la possibilità di mandare a casa questi due con tutto il loro, diciamo, direttivo e tutta la loro truppa. Quindi si va a votare, le società non hanno scampo, o dentro o fuori. Se hanno Zigarelli avranno questa situazione attuale. Se cambieranno, probabilmente cambierà qualcosa, lo si spera. Ma voi pensate che una squadra di eccellenza vince il campionato e non va in Serie D, va a fare i playoff? Cioè si va a scontrare con le prime del girone A, B e C. È una cosa incredibile questa. Allora, parliamoci chiaro. Il rinnovamento va fatto. È nella situazione normale. Situazione, il rinnovamento va fatto e Zigarelli e la Tambaro possono lasciare il comitato se le società lo decideranno. Alla prossima.